Navigando su internet mi sono ritrovato un articolo del sito di Maurizio Blondet riguardante Donald Trump. In fondo all'articolo ha parlato di alcune profezie del famoso cartone animato The Simpsons. La profezia che mi ha colpito è presente nell'episodio 14 della 12ª stagione, andata in onda in anteprima tra il 1 novembre 2000 e il 20 maggio del 2001. L'episodio è intitolato Party Boss, nel quale Bart, Nelson, Ralph e Milhouse vengono scelti da LT Smash, un produttore musicale, per formare una boy band, i Party Boss. Il gruppo riscuote un discreto successo, ma Lisa scopre che nei testi delle canzoni dei Party Boss sono nascosti dei messaggi subliminali, con i quali vengono reclutati cadetti per la Marina Militare. Vediamo insieme il video di uno dei loro pezzi musicali. C'est impossible de pas chanter ce truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire du tout, c'est comme Shabada Bada ou Strangers in the Night. La fête vient de commencer. C'est pas un mirage. Chantons à tue-tête. Notate qualcosa di strano? Riguardiamo la parte interessata. L'avete vista anche voi? Riguardiamo il video un'altra volta. Vi ricorda qualcosa quella bandiera? Facciamo spostare quel soldato arabo per esserne certi, non saltiamo a conclusioni. Sì, abbiamo visto bene, è una bandiera a tre bande orizzontali, nell'ordine verde, bianca e nera, con tre stelle in quella centrale. È la bandiera del Free Syrian Army, i cosiddetti ribelli moderati che combattono Assad, con i soldi sauditi e armi USA, finanziati dai governi occidentali, Israele, Giordania, Turchia ed alleati del Golfo. Almeno che i produttori di The Simpsons non ci diano una spiegazione logica, qualcuno di loro tra il 2000 ed il 2001 sapeva già cosa sarebbe accaduto in Siria dal 2011, quando ancora doveva iniziare l'invasione dell'Afghanistan. Grazie ancora per la visione, ciao!